Abihaira Belize with Vanessa, and we're here with Hillary High School News. And here's Benny Wings with Sliding Filament Theory. Go. Buon pomeriggio a tutti, il mio nome è Benedetta e sono qui al Centro della Superscienza in Italia per spiegarvi la teoria del sliding filament, che non so come si traduce, e come dovrebbe funzionare. Allora, prima di tutto dovete sapere che quando i muscoli sono rilassati, come si può vedere in questo caso, i nostri due filamenti, che sono miosina e attina, sono distanziati, quindi sono distaccati. E, questi due filamenti innanzitutto formano quello che possiamo chiamare sarcomero. Proprio lì. E, quando un impulso nervoso colpisce, diciamo, il muscolo, abbiamo il fenomeno che possiamo chiamare contrazione. Quindi dicevo, quando abbiamo la contrazione del muscolo, la miosina fa sì che le teste che ci sono nella miosina fa sì che l'actina scorra e quindi i due filamenti di actina si avvicinino. Questo prevede una reazione chimica da parte dell'acetolina, che è un prodotto chimico, una particella chimica che causa la produzione di calcio. Quindi dal muscolo viene, diciamo, fuoriesce il calcio che viene rilasciato all'interno appunto del muscolo e causa la tripomiosina. Causa il movimento della tripomiosina lungo tutto il muscolo. E, questo fa sì che si aprano appunto i canali di collegamento ed è appunto qui che avviene la fase di contrazione.